Nelle prime giornate vediamo solo vittorie o sconfitte? È la solita domanda. Poi tre pareggi di fila, cos'è? Pareggite? No, bisogna vedere come sono arrivati. Di questi tre pareggi, il rammarico c'è sicuramente per la gara di Prato. Credo che tutto sommato sia giusto quello in casa contro il Siracusa, anche se non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica negli ultimi 15 minuti. E domenica una gran bella partita dove per 60-65 minuti la Carrarese ha avuto la meglio sia come qualità che come occasioni create nei confronti del Lanciano, ma dove negli ultimi 15-20 minuti ci ha fatto veramente sudare. Ci ha fatto prendere tanti, tanti, tanti pericoli e veramente insomma una squadra in grandissimo spolvero che non dimentichiamoci nelle gare casalinghe fino a quel momento aveva pareggiato solo con lo Spezia e il resto le aveva vinte tutte. Riguardo Gaeta, come sta l'attaccante? Antonio sta meglio, ha lavorato a parte, vediamo se da domani riesce a riaggregarsi in gruppo. Però insomma, io conto di averlo a disposizione per domenica. Punto sulla squadra, sul Tirol che andate ad affrontare domenica, una squadra cenerentola un po' come voi, che sta facendo bene in campionato. Cosa si aspetta da questa partita? Una squadra da prendere molto molto con le molle perché non si vince per caso a Siracusa, a Trieste e a Barletta si viene recuperati al 90esimo. È una squadra che si esprime meglio fuori casa. Non ha gente di molta, non ha ragazzi di grande struttura fisica, ma tutta gente molto dinamica, quindi corrono tanto, molto abili nell'attaccare gli spazi e dovremmo essere bravi a interpretare la partita nel modo giusto perché altrimenti rischiamo di fare karakiri.